L'orditoio viaggiava a velocità bassa e non sostenuta, era azionato dal pedale non meccanicamente ed era in una fase della lavorazione che prevede che la saracinesca sia alzata per consentire le necessarie operazioni manuali. Questo è il nostro convincimento. A 6 mesi dalla morte di Luana D'Orazio, la mamma di appena 22 anni, inghiottita dal macchinario al quale stava lavorando nell'orditura Luana a Oste, ha parlato per la prima volta il pool di avvocati che difende i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, accusati insieme al manutentore dell'orditoio Mario Cusimano di omicidio colposo e rimozione delle cautele antinfortunistiche. Gli avvocati sono decisi a smontare la perizia della procura che hanno definito indiziaria e frutto di un percorso che nei metodi proprio non condividono. La richiesta di incidente probatorio poggia su una diversa lettura dei dati utilizzati dal consulente del pubblico ministero, ma soprattutto sull'utilizzo per la ricostruzione dell'evento di altri elementi che a nostro avviso sono stati trascurati, elementi importanti che consentono di arrivare ad una conclusione molto diversa. Sulla saracinesca, il cui posizionamento è divenuto parte centrale dell'inchiesta, tanto da far ipotizzare un reato doloso come la rimozione delle cautele antinfortunistiche, gli avvocati hanno puntato il loro faro. La maggior parte del tempo quella saracinesca sta alzata quando c'è la persona. Perché? Perché è una macchina nella quale l'uomo, la donna nella fattispecie, continuamente interagisce con la macchina. I fatti sono fatti e Luana Coppini, indagata principale, titolare dell'orditura, si è assunta le proprie responsabilità. La signora ha detto: mi assumo la responsabilità. Lei se ne è assunta la responsabilità. Da questo punto di vista non si è sottratta alle proprie responsabilità, perché avrei dovuto accorgermene, ma non sono stata io, né a effettuare né a commissionare la manomissione. I tre avvocati hanno parlato a brevissima distanza dall'interrogatorio al quale ha scelto di sottoporsi Daniele Faggi, che per 3 ore è rimasto davanti al magistrato che segue l'inchiesta, al quale ha chiarito di non avere mai avuto ruoli di responsabilità nell'azienda della moglie, ma di essere stato soltanto un factotum con compiti di bassa manovalanza.